Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla nostra saga dedicata a quegli stranieri che non sono riusciti ad adattarsi al meglio alla realtà del massimo campionato italiano. Calciatori a volte accompagnati da grandi aspettative, in altri casi chiamati a rappresentare vere e proprie scommesse che non sono andate a buon fine. Meteore e bidoni della Serie A, parte 11. Stranieri tra flop, stranezze e curiosità. Roger Mendy. Se in un quiz ponessero la domanda qual è stato il primo calciatore africano a segnare un gol in Serie A, in pochi farebbero il suo nome. Invece è proprio così. Difensore arrivato con una lunga esperienza alle spalle nella Ligue 1 francese e nella nazionale senegalese, Mendy ha fatto parte dello scombiccherato Pescara della stagione 1992-93, arrivato a segnare 5 gol alla Juventus, impresa ripetuta solo 30 anni dopo dal Napoli proprio in questi giorni, ma anche di retrocedere molto anticipatamente in Serie B, dove Mendy è rimasto per un'altra stagione per poi diventare allenatore di calcio giovanile a Montesilvano. Difensore possente, fu poco più di una meteora, avendo ormai già il meglio alle spalle in carriera al momento del suo approdo in Serie A, ma come detto un segno importante è riuscito comunque a lasciarlo. Di Galeone. Abbiamo visto i primi attacchi sull'uno e sull'altro fronte e qui c'è il primo gol al decimo, punizione di Allegri, colpo di testa di Mendy. Rivediamo l'azione, vediamo appunto che il giocatore senegalese proveniente dal Monaco con un colpo di testa mette sulla destra del portiere. Sergio Zárate. Se il calcio si giocasse senza palla, Zárate sarebbe il miglior giocatore del mondo. Questa serafica citazione di Paolo Condò è tutta da interpretare. Sicuramente il Raton, così soprannominato in patria per la sua capacità di sgusciare tra i difensori e non per i denti sporgenti come si pensava inizialmente, attaccante argentino arrivato all'Ancona nel 1992 dai tedeschi del Norimberga, ha lasciato una traccia molto labile con 11 presenze e 2 gol realizzati, per la precisione una doppietta al Foggia di Zeman, nel primo campionato di Serie A dei marchigiani. Per giunta il patron Longarini tirò avanti una lunga disputa legale col Norimberga per il pagamento del giocatore che divenne più che altro idolo della Jalapas Band negli anni d'oro di Mai Dire Gol, per poi tornare alla ribalta come procuratore del fratello Mauro, 15 anni dopo protagonista con le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina in Serie A. Subito il gol del vantaggio proprio con Zárate, il più discusso, alla sua prima marcatura in Serie A. Facile il tocco in rete dopo aver scavalcato il portiere in uscita. Attende troppo ancora Zárate, la giornata sua, la giornata del riscatto, punta l'uomo e poi il secco tiro alla destra del portiere Mancini per il 2-0 e siamo al 33esimo. Esulta l'argentino Hernán Medford. La freccia di San José arriva a Foggia nella stagione più folle di Zemanlandia. Nel 1992 il patron Casillo ha svenduto buona parte della squadra che ha stupito l'Italia l'anno prima, ma gli innesti arrivati per lo più dalle serie inferiori danno ugualmente spettacolo. Paradossalmente Medford, attaccante titolare della Costa Rica Italia 90, a segno anche nella sfida decisiva contro la Svezia per l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale, sembra quasi il risarcimento del presidente al tecnico boemo per le tante cessioni. Caratura internazionale e velocità perfetta per il 4-3-3 zemaniano, ma Medford non si integra, segnando un gol solo a Brescia, quando peraltro il Foggia su un campo pesantissimo incassa un poker, e lasciando l'Italia dopo 12 sole presenze. Quando Petrescu mette sulla testa del costaricano Medford la palla che salva la bandiera ma non certo il risultato, nessuno pensa che possa essere l'ultimo gol di una bella partita. Roberto Trotta.
Arriva alla Roma nel 1996, accompagnato da grandi attese, essendo il pretoriano di Carlos Bianchi, l'artefice dei trionfi del Vélez Sarsfield, fuori dal gruppo delle nobili storiche del calcio bonaerense, eppure è arrivato ai vertici del calcio argentino, sudamericano e addirittura mondiale, vista l'intercontinentale vinta col Milan. Trotta, difensore centrale considerato un vero mastino e apparso anche con la maglia dell'albiceleste al culmine della forma, si dimostrerà velocemente improponibile per il calcio italiano. Memorabile una disastrosa sconfitta interna contro la Sampdoria di Montella e Mancini per 1-4 che persuaderà anche il suo mentore a metterlo velocemente prima in panchina e poi in tribuna. Tornerà già a gennaio nella Primera División argentina, collezionando il record ancora imbattuto di 17 espulsioni complessive raggiunte a fine carriera. Caso, trova subito il gol del pareggio. Ancora un cambio, via Tommasi e dentro Dalen, tre punte più Moriero per cercare la vittoria. E il gol arriva, ma dall'altra parte, grazie al duo Mancini-Montella. Bianchi risponde così all'accusa di aver sbilanciato troppo la squadra. Io credo che la Roma deve pensare così in sua casa. 1-1 e 4-1, è sicuro che 4-1 fa male. Ma 1-1 è un punto è la stessa cosa che non vinci. Nelson Gutierrez. Arrivato nell'estate del 1988 a formare il trio tutto sudamericano con Gustavo Abel De Sotti e Rubén Sosa, la Lazio lo preleva dal River Plate cercando di portare un elemento d'esperienza per la difesa nell'anno del ritorno in Serie A, viste le numerose presenze nella nazionale dell'Uruguay. Complice alcuni infortuni, Gutierrez si rivelerà poco adatto, soffrendo l'impatto col calcio italiano. Realizzerà un gol a Como in una sfortunata trasferta per la Lazio, chiusa con un gol decisivo avversario all'ultimo minuto. Farà un po' meglio dopo il suo passaggio al Verona, mantenendo il posto in nazionale facendo parte della spedizione uruguagia Italia 90, in generale troppo lento e compassato per i ritmi crescenti della Serie A all'alba degli anni 90. All'undicesimo il pareggio laziale, punizione di Muro a due passi dall'angolo e deviazione vincente di Gutierrez. È la prima prodezza italiana dell'uruguagio, che per il noto silenzio stampa biancazzurro, oggi osservato anche dal presidente Calleri, non potrà poi raccontarla al microfono. Mario Ben. In questo caso sicuramente più meteora che bidone, perché la qualità generale del calciatore non era affatto male, ma è riuscito a metterla in mostra solo a sprazzi in una stagione in Serie A a Pisa. L'anno è il 1988 e Ben, olandese pescato dal presidente anconetani dal Feyenoord come trequartista dai piedi buoni, parte facendo scintille in Coppa Italia e realizzando soprattutto un super gol su calcio di punizione in uno storico 4-2 nel derby contro la Fiorentina. In quella stagione il Pisa arriverà fino alla semifinale di Coppa Italia, ma non troverà continuità in campionato in linea con quanto fatto vedere da Ben, che resterà anche nella stagione successiva in Serie B. I suoi dribbling infiammano l'arena Garibaldi, ma il feeling con gli allenatori si accende raramente. Saluterà dopo la promozione del 1990, fuori dai piani di Mircea Lucescu, stagione della promozione in cui offrirà comunque un buon contributo. Di misura la vittoria dell'Ancona, rete di Cangini sulla Virescit, ma questa è la prima rete dei nerazzurri pisani, gran botta di Ben, l'olandese, che è stato uno dei migliori in campo. E tu? Ricordi altre meteore bidoni della Serie A che meriterebbero di essere inseriti in un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!